qualche punto l'abbia lasciato per strada nel giro d'andata, però c'è da dire che tutto sommato, secondo me, continuo a dire che siamo sulla giusta strada perché non è stato facile intraprendere un campionato, soprattutto un girone come il nostro, con squadre di calibro Bari, Catania e Ternana. C'è da dire che comunque, come abbiamo detto più volte, qualche punto l'abbiamo lasciato per strada e sicuramente a questo punto del campionato sarebbe tornato molto utile avere qualche punto in più. Purtroppo indietro non si può tornare, ora pensiamo a fare un girone di ritorno come vogliamo, come possiamo fare. Per me è stato un periodo molto positivo perché arrivavo da una stagione dove non avevo trovato molta continuità e diciamo nella prima fase di campionato ho ritrovato questa continuità che mi mancava e sono abbastanza, se non del tutto, soddisfatto di come è andata fino ad adesso. Dal punto di vista fisico mi sento molto meglio adesso che 2 mesi fa sicuramente, perché appunto adesso ho trovato quella continuità che, come detto prima, mi mancava, quindi anche dal punto di vista fisico, ma anche soprattutto mentale, dell'approccio alla gara di tutti i 90 minuti, sicuramente la continuità aiuta a mantenerlo, diciamo, costante. Quindi io personalmente mi sento meglio sia fisicamente che mentalmente rispetto magari a 2 mesi fa, perché appunto, come ho detto, ho trovato questa, diciamo, regolarità. Poi ogni partita è diversa, affronti sempre un avversario con caratteristiche sempre diverse, che puoi più o meno soffrire in base anche a campo, squadra, ci sono tante incognite. E poi c'è da dire che abbiamo trovato in quest'ultima fase delle squadre abbastanza, cioè molto, diciamo, individualmente molto forti. Abbiamo perso quei 6 punti con quelle squadre che sappiamo benissimo che sicuramente adesso ci avrebbero fatto molto comodo e ci avrebbero dato sicuramente quell'ottimismo in più che fa sempre bene.